Il Vivi Altotevere Sansepolcro ha perso per 2-1 la gara interna contro il Ponzacco, valevole per la 30ª giornata del campionato di Serie D Girone E. Decisive per gli ospiti le reti di Ferretti al 34esimo del primo tempo e di Bortoletti al 44esimo minuto della ripresa, mentre risultato inutile ai fini del risultato il gol di Braccalenti arrivato nei minuti di recupero del secondo tempo. Da segnalare anche l'espulsione di Francesco Cangi al 43esimo minuto della ripresa. Sansepolcro che è quindi incappato nella 14esima sconfitta stagionale, la sesta in casa. Bianconeri sono così rimasti fermi a quota 28 punti e si sono visti raggiungere in classifica dalla Massese. Sentiamo le parole di mister Davide Mezzanotti raccolte nel post gara. No, ma che sia durissima, ma a noi non importava la Massese, dovevamo fare diversamente noi. Siamo noi che abbiamo ciccato la partita in casa, gli altri fanno quello che devono fare. No, la prestazione non mi è piaciuta per niente e comunque li assolvo, la colpa me la prendo io, me la prendo completamente tutta io. La colpa è la mia. Evidentemente non gli ho fatto capire l'importanza di questa partita, che era una partita fondamentale per noi e quindi non avevamo quel dente avvelenato che avevamo lunedì sera. Li assolvo perché hanno dato tutto, abbiamo fatto una brutta prestazione, brutta, ripeto brutta, quindi me ne prendo io le colpe, come è giusto che sia. Mi prendo le colpe perché loro sono usciti stremati comunque, perché hanno dato tutto quello che avevano. Evidentemente dovevamo fare qualcosa di diverso. Non c'era Cangi, Chiasserini si è rotto un dito della mano, sapeva neanche se ne entrava. Ma non è questione di si manca una persona, anche oggi ci mancavano i giocatori. Però così piangersi addosso non serve a niente. Manca poche giornate, noi dobbiamo fare più ciccia possibile, non è questo il modo. Quindi, ripeto, le colpe date dal mister, perché stavolta le devo giocare al mister. Poi i ragazzi, una cosa la posso dire, sono lì che sono i primi a essere abbattuti, i primi che stanno veramente male, perché... questa è la nostra vita, ci sbagliamo, non siamo gente che viene qui al campo per perdere tempo, è la nostra vita e quindi noi sappiamo cosa stiamo perdendo, tutti quanti, io per primo, che forse sono quello che perde più di tutti.